Scrivo questa lettera a lei, mia cara amica italiana sconosciuta. Ti scrivo in farsi e ti scrivo da Teheran, capitale dell'Iran. Purtroppo non conosco il tuo nome, neanche il tuo cognome, altrimenti avrei iniziato salutandoti personalmente. Cara amica giornalista italiana che leggi questa lettera, io mi chiamo Shima Ghafari, sono una giornalista come te e lavoro per conto dell'ISNA, cioè l'agenzia di notizie degli studenti iraniani. Forse sarebbe ideale parlare un po' delle caratteristiche della nostra agenzia. La nostra agenzia viene gestita dagli studenti e ha avuto una certa e buona influenza nella storia del giornalismo in Iran. Forse sarà un caso curioso anche per voi che lavorate nel mondo del giornalismo in Italia, sapere che la nostra agenzia è stata fondata solo 17 anni fa e la maggior parte dei suoi giornalisti sono studenti e molto giovani. Forse vi domandate come un'agenzia con queste caratteristiche sia potuta resistere e vivere in tutti questi anni. Innanzitutto, per cominciare a lavorare in questa agenzia, si deve avere almeno meno di 25 anni e si deve essere per forza uno studente. I giovani che aspirano a diventare giornalisti devono passare un periodo di prova in questa struttura e se riescono ad avere un voto sufficiente, dopo questo periodo di prova possono andare avanti ancora per un altro po' di tempo. Dopodiché ricevono un contratto di lavoro con il quale iniziano finalmente a lavorare nell'agenzia. Possono avere il contratto di lavoro solo quelli che sono riusciti a superare brillantemente il periodo di prova e vengono scelti direttamente dal direttore della sezione in cui hanno passato il periodo di prova. Sicuramente ti può venire in mente questa domanda: ma allora, per quanto tempo si può lavorare in questa agenzia? Se gli studenti finiscono i loro studi, devono lasciare l'agenzia o no? Per rispondere a questa domanda e fare un po' di chiarimenti, sarebbe ideale parlare di come io sono entrata nell'ISNA. Io lavoro all'ISNA da più di 14 anni, ho cominciato a lavorare come giornalista e negli ultimi anni come direttore del reparto di teatro e cinema. Solo nei primi anni della mia presenza ero studentessa, ma dopo aver finito gli studi sono rimasta. Avevo deciso di diventare una giornalista e per diventare una brava giornalista mi dovevo buttare subito a capofitto e cominciare a fare esperienza strada facendo. Per questo non ho più continuato gli studi, ho voluto concentrarmi di più nel giornalismo. Allora, per rimanere nell'agenzia non è tanto importante essere studente, ma quelli che studiano e lavorano in questa agenzia possono avere dei vantaggi. Vale a dire, questa agenzia aiuta quelli che vogliono lavorare e studiare allo stesso tempo. Ogni anno, con l'arrivo dei nuovi aspiranti giornalisti, l'agenzia si rinnova e si riempie di tanta energia giovane e tanta attività e gioia. Questi sono proprio i fondamenti dell'ISNA. Questa comunione tra la forza giovanile e quelli più esperti ha reso l'ISNA l'agenzia notiziaria più vivace tra tutte le altre agenzie giornalistiche in Iran. Non tutti rimangono tanto a lungo qui. Molti di questi giovani, dopo aver imparato il mestiere, lasciano l'ISNA e vanno a lavorare altrove. Cara amica giornalista italiana, in questi tempi in cui nel mondo di internet girano messaggi brevi e che ormai ci sono poche, in cui ormai ci sono poche persone che scrivono lettere da mandare via posta, in cui tutti si limitano a scrivere poche parole da spedire via mail, WhatsApp o Telegram o altre app, anch'io mi limito qui a poche parole, non ne scrivo di più per non farti annoiare. Ti invito a venire in Iran a visitare il nostro paese e anche la nostra agenzia. Cordiali saluti, la tua amica e collega iraniana Shima Ghafari.